quarta ondata e allarme in Austria, in Germania e in alcuni paesi europei. In Italia stiamo meglio, però stanno aumentando i casi. Ne parliamo con la professoressa Antonella Viola, che è direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, buongiorno, e anche docente a Padova. Allora, professoressa, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma quello che stiamo vedendo adesso è appunto un aumento dei casi che in qualche modo era atteso, perché stiamo andando verso l'inverno, per cui sappiamo ormai benissimo che più tempo passiamo nei luoghi chiusi, più il virus circola. Vediamo un aumento che quindi dipende dalla stagionalità, dipende dal fatto che questa stagione la affrontiamo con una variante molto più trasmissibile rispetto a quelle precedenti, la variante Delta. E poi effettivamente questa diffusione della variante Delta sta causando anche una perdita di efficacia dei vaccini, che riescono a proteggerci ancora molto bene dalla malattia severa, ma non riescono più a proteggerci in maniera efficace dal contagio, naturalmente con differenze tra vaccino e vaccino. Quindi quello che vediamo in questo momento è una diffusione del virus, che però impatta in maniera diversa nei vari paesi, per cui mentre in alcuni paesi avremo una situazione molto grave perché c'è una bassissima quota di vaccinati, pensiamo per esempio ai paesi dell'est dell'Europa, dove la campagna di vaccinazione non è mai veramente partita, e poi lì ci aspettiamo ricoveri, decessi e quindi una situazione molto grave. In Italia la campagna di vaccinazione è andata molto bene, stiamo facendo molto bene anche con le terze dosi, per cui ci aspettiamo un aumento dei contagi, sicuramente anche un aumento dei ricoveri, ma non dovremmo avere dei grossi problemi a livello di decessi. Dunque non dovremmo andare verso un altro lockdown in Italia. Secondo lei il modello italiano ha funzionato? Il modello italiano ha funzionato benissimo, perché da un lato è andata molto bene la campagna di vaccinazione. Certo, poteva andare meglio se ci fosse stata un'adesione totale delle persone, purtroppo molti non si sono vaccinati, ma tutto sommato non è un numero esorbitante. Certo, ripeto, non siamo alla situazione del Portogallo, dove invece l'adesione è stata totale, praticamente tutta la popolazione adulta si è vaccinata, però comunque stiamo raggiungendo quell'80% di vaccinati anche nel nostro paese. La cosa soprattutto vincente è stata affiancare a una ottima campagna vaccinale l'uso del Green Pass, l'uso così esteso di questo strumento, che tutela in qualche modo le persone negli ambienti chiusi e quindi limita la diffusione del virus. Quindi chiaramente la nostra è stata una gestione ottimale della pandemia, che infatti in questo momento siamo presi a modello da paesi come la Germania, per esempio, che invece non ha operato nello stesso modo, è stata meno efficace nelle vaccinazioni e non ha usato il Green Pass come noi. Siamo stati più bravi dei tedeschi per una volta. C'è un problema comunque a livello europeo, perché alcuni paesi hanno un alto tasso di vaccinazione, altri no. Secondo lei ci dovrebbe essere, a livello proprio di decisioni dell'Unione Europea, una maggiore coesione proprio nelle politiche di vaccinazione? Sì, questa è una cosa che chiediamo da tanto, e che si vede come limite dall'inizio della gestione della pandemia. L'Europa non si è presentata, non si è mossa in maniera unita, neppure da un punto di vista sanitario. Un po' la responsabilità è di EMA, che dà delle indicazioni sempre molto vaghe, no? Che poi possono essere gestite dai vari governi in maniera autonoma, quindi l'abbiamo visto, no, con le indicazioni dei vari vaccini. E un po' questo dipende dal fatto però che, non essendoci l'obbligo vaccinale, anche volendo prendere delle decisioni a livello collettivo sulla vaccinazione, sarebbe stato difficile poi appunto imporle ai cittadini. Qui la questione, forse quello che si poteva scegliere, era una gestione comune del Green Pass, però di nuovo, se non c'è una politica europea comune in ambito sanitario, queste decisioni condivise sono e saranno sempre difficili. L'Agenzia Europea per il Farmaco ha parlato della possibilità e necessità di una quarta dose per i pazienti immunodepressi. Secondo lei pian piano andremo tutti verso una quarta dose?
No, allora aspettiamo, dobbiamo avere pazienza. La quarta dose per gli immunosuppressi non è detto che possa servire, che in questo momento non abbiamo dati e studi in questo senso. C'era la necessità di una terza dose, sì, assolutamente, perché appunto le persone immunodepresse fanno fatica a montare una risposta immunitaria, ma bisogna valutare se effettivamente dopo una terza dose c'è un vero miglioramento e se poi appunto questo viene mantenuto nel tempo, quindi servono gli studi. Per quanto riguarda la popolazione generale, è molto probabile che andremo tutti verso una terza dose, anche se anche qui bisognerà fare un'analisi costi-benefici, perché in questo momento in Italia è stato dato l'ok a una terza dose dai 40 anni in su e assolutamente questa mi vede d'accordo. Bisognerà capire però se in una popolazione più giovane, che quindi ha un rischio veramente bassissimo di sviluppare una malattia severa da Covid-19, penso a un ventenne, sia necessario fare una terza dose in questo momento o no, o se sia invece più utile utilizzare i vaccini per proteggere quella gran parte della popolazione mondiale che ancora non è stata protetta per niente, neppure con una dose. Benissimo, ringraziamo la professoressa Viola per questo chiarimento e la salutiamo. Arrivederci. Arrivederci.